Care amiche ed amici, oggi ho fatto l'ennesimo video parlando delle questioni del nostro caro amato paese Italia e cercando di apportare un barlume di luce in una discussione che altrimenti risulterebbe sterile e infruttuosa, perché si deve andare verso una soluzione di tutte le contingenze politiche e socioculturali. Insomma, dobbiamo sbrigarcela. Qua intanto si sta per gestare una bella tormenta di quelle tropicali, anche se ai tropici non mi trovo. Si vivono ore di ansia, giorno dopo giorno, anno dopo anno. Riusciremo ad andare avanti? Riusciremo a correggere lo stato attuale delle cose? Si apporteranno delle luci sulla connivenza fra mafia e Stato? E soprattutto, che ruolo ha avuto Giorgio Napolitano, Gioventù Fascista, nella trattativa fra la mafia e lo Stato, o fra lo Stato e la mafia? Perché per me è stato lo Stato a intromettersi nella mafia, non la mafia a entrare nelle istituzioni dello Stato. Vabbè, ma quanti progetti politici sono fracassati prima? Margherita, Ulivo, Quercia, Girasole, Garofano, boh, tutti di sinistra, tutti sinistri. Ma ecco, come potete vedere, questo è il vero Ulivo. Guardate, c'è anche i piccoli ulivi, piccolini, qua, piccole olive. Questo è il vero ulivo. Non quello tangenzista. Questo è il vero ulivo. Guardate le foglie come sbocciano, come germogliano. Guardate. Le foglioline tenere, guardate che pianta massiccia, guardate, questo è l'olivo che è stato la spina dorsale dell'economia almeno del mezzogiorno d'Italia. Non come l'olivo che è stato l'economia di deputati e senatori d'Italia. Ecco qual è il vero olivo. Quello che non muore mai, perché quando muore si asciuga, non come l'ulivo e la margherita che quando sono andati in sonno più che morire, invece che asciutti si sono trovati prosciugati di fondi che continuavano a entrare e di cui ne hanno fatto il salasso. Ecco, questo è il vero ulivo. Apprendete voi, apprezzatelo. Ecco, questo è il vero ulivo. E questo è un aspetto della politica, una vera merda. In questo caso di cane, ma la politica è uno stronzo di gente. Beh, come dire, ultimamente vengo facendo qualche video, tratto di essere aneddotico, perché mi piace. E vi ringrazio a tutti e tutti voi di seguirmi così in tanti. Per esempio, l'ultimo video o uno degli ultimi video, forse il penultimo che ho caricato, l'hanno visto già 1200 volte. E quindi a tutti e tutti voi e vi ringrazio moltissimo. Poi ho saputo che molti di voi hanno commentato i miei video e ne sono contento. Un saluto quindi.
a Maurizio Genio, Eugenio Goya, Budista del Mar del Plata, a tutti gli altri, insomma. Grazie di cuore. Poi Anagra Music. Beh, veramente la tele ogni volta supera la soglia di tolleranza che uno può avere agli scandali. E uno non sa mai quello che ascolterà nel prossimo telegiornale, ma sa che è sempre più della stessa porcheria, della stessa merda. Dove si andrà? A che si andrà? A che ci stanno abituando? Perché ci abbiamo assuefazione a tutte queste notizie? Perché non ci ribelliamo? Veramente dovremmo fare qualcosa per non farci trattare da imbecilli. Perché ti dicono il telegiornale in un modo che lo dai tutto per scontato. E invece non deve essere così. Le cose brutte devono essere eccezionali. Non la norma. Io non so che pensare di tutto questo. Veramente, scopri che chi era l'eroe della Resistenza, Giorgio Napolitano, in verità ha vissuto nel ventennio come fascista. Poi, magari alla fine è diventato resistente, adesso commemora con la sinistra. Perché è stato dal dopoguerra pratica dirigente del Partito Comunista Italiano, adesso è uno di quelli che sono l'icono, il simbolo della resistenza italiana e che festeggiano la festa dell'unità e le feste antifasciste. E per la verità, ecco appunto, poi scopri che è stato al centro delle trattative con la mafia, tra lo Stato e la mafia. E come pensare, che pensare, boh, e le stragi, che c'è stato il ventennio delle stragi nel dopoguerra, veramente, è un capitolo nero della storia italiana. Veramente. Comunque l'importante è che bisogna cercare di capire, di comprendere. Ecco perché soprattutto voi giovani dovete leggere, leggere, imparare a leggere per cercare di comprendere le cose. Io ho letto molti libri, fra i quali uno è questo di Camilla Cederna della Feltrinelli, Giovanni Leone, la carriera di un presidente, nel quale Giovanni Leone ci fa la figura del coglione. Allora non sento più per il momento l'obbligo di dirvi più nulla, quindi do per scontato che devo terminare il video. Alla prossima vi dirò molte più cose. Adesso vado a cenare. Qua sono le 7:30 più o meno. E le 19:34. Spero che tutte e tutti voi vi incontriate bene. E niente. Cerchiamo di seguire l'evolvere della politica e della situazione nel nostro beneamato paese, anche se sono molto scettico. Grazie di seguirmi così in tanti e tante volte. Arrivederci, e questo è stato un brief per poi passare ad altri video, perché voglio interrompere un po' il ciclo delle cose politiche e dell'informazione e dell'attualità. Quindi questa è stata una sintesi e un saluto. Arrivederci, ciao dal vostro Sant'Enchan, e non lasciate di seguirmi. Grazie.